Ecco, l'altra, quella della Geogas Stock, cominciamo a viverla come un'opportunità. Nel 2009 c'è stato il decreto da parte del Ministero dell'Ambiente che ha detto che l'investimento è compatibile ai fini ambientali. Nel 2010, nel giugno del 2010, il Comune di Ferrandina ha sottoscritto un primo protocollo d'intesa insieme con il Comune di Salandra e di Pisticci, dove sono state fatte già delle cifre a livello di compensazioni per l'investimento da parte di Geogas Stock. Però noi di questa parte del protocollo, che con ogni probabilità sarà inserito anche in quello che è il protocollo d'intesa fra regione e governo, e quindi da questo punto di vista dobbiamo anche valutare l'importanza e la valenza dell'impatto politico che può avere questo tipo di inserimento. Però noi ciò che dobbiamo soprattutto chiedere sono le attività di mobilità sostenibile, si dicono, cioè gli impegni che la Geogas Stock prenderà a titolo compensativo, impegni di investimento nella Val Basento. In questo modo potremo creare nuovi posti di lavoro, potremo creare con nuove attività e quindi nuove opportunità di lavoro per i giovani. Grazie. Apro svolto da cattivo microfono, senza. Allora, io penso. Tempo. Vai. Allora, oltre alle cose che ho detto all'inizio relative alla raccolta differenziata, che probabilmente riusciremmo a dare anche risposte in questo senso, io credo che sviluppo non significa soltanto industria o soltanto Geogas Stock o Ecoil addirittura, ma ritengo che si possa immaginare anche uno sviluppo che guardi anche alle questioni urbanistiche, alle questioni del turismo, alle questioni del sociale. Perché attraverso questo modo di interpretare anche l'urbanistica, cioè il recupero e la rivalutazione del centro storico attraverso un piano di recupero vero e proprio, dove praticamente manteniamo e arricchiamo l'identità sulla quale è stata costruita Ferrandina, noi potremmo immaginare di dare respiro e sviluppo a quelle piccole imprese di cui è ricco il nostro paese. Immagino per esempio anche la valorizzazione dei nostri beni architettonici, patrimonio storico, culturale di cui è ricca Ferrandina. Immagino ad esempio proprio questo contenitore che ci ospita qui stasera, non è mai stato valorizzato nella sua completezza, nella sua funzione che potrebbe avere, sia come stimolo per le persone, che vivono qui a Ferrandina, ma anche come un volano di sviluppo turistico. Per esempio, immaginate qui una pinacoteca permanente che possa ospitare anche artisti di fama internazionale. Quindi anche attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico noi potremmo dare uno sviluppo turistico al nostro paese. Non è mai stato pensato in maniera seria questa cosa qua. Così come immagino per esempio la questione dell'agricoltura. In agricoltura noi sappiamo bene che la nostra cultivar maiatica non può decollare se non parte una bonifica seria sul sito della Val Basento, perché Non possiamo immaginare di avere un prodotto così pregiato, così alto di valore appunto aggiunto, se non bonifichiamo la Val Basento, perché non potremmo immaginare di avere una denominazione di origine controllata se abbiamo ancora tutti questi veleni presenti. Poi la Geogas Stock, Franco, è vero, così come ha detto anche Camillo, lì bisognerebbe prima vedere tutte le questioni in maniera seria, bonificare tutto quello che c'è da bonificare e poi sedersi a un tavolo e immaginare anche di chiedere dei ristori ambientali, anche se alla fine come impatto ambientale, come impatto occupazionale non credo che abbia proprio una grandissima ricaduta.
Grazie. Posso? Della bonifica ho già parlato anch'io, credo per primo. Però non basta soltanto puntare alla bonifica del sito Valpaseto, che è una priorità, che deve essere al centro delle nostre attenzioni. Bisogna anche ottenere dalla Regione Basilicata la revisione di una concezione che ha spostato l'asse basentana, non so se agli ultimi interessi per la Regione Basilicata. L'asse basentano è centrale rispetto alla Regione Basilicata, per cui il suo sviluppo potrebbe davvero dare possibilità concreta di occupazione e di crescita. Qui c'è da aprire un contenzioso in senso politico con la Regione Basilicata, ma va fatto. C'è poi lo sviluppo dell'agricoltura. È stato detto in questo momento di ricordarci a tutti noi la maiatica. Evidentemente che la maiatica è un bene che noi non sappiamo utilizzare appieno. È colpa degli agricoltori, dei coltivatori diretti, no, è colpa della politica economica europea che naturalmente ha svilito anche questo prodotto. Però c'è una soluzione: puntare all'utilizzo della maiatica come oliva al forno. Il DOP è stato chiesto 20 anni fa, noi siamo stati mandati in secondo ordine, prima Melfi, il Melfese, e poi la zona nostra. Finalmente stamattina l'assessore all'agricoltura, che è venuta l'altra sera qua e ha sentito i coltivatori diretti che hanno posto anche questo problema, non è venuto a fare campagna elettorale, lo dico alla brava giornalista Agata, ma è venuto a sentire i coltivatori diretti. Uno degli impegni che ha assunto è quello di sollecitare la costituzione della DOP. Il ministro per l'agricoltura, già ministro per l'agricoltura, De Castro, ha comunicato stamattina, e quindi ho avuto la comunicazione, che ha avviato finalmente il nuovo procedimento, che potrà dare certamente frutti positivi di sviluppo per l'agricoltura, che ha bisogno però delle infrastrutture. Sono bastate 4 gocce in più che hanno fatto saltare tutto il sistema dell'agricoltura. Quindi dobbiamo partire dalle poche cose, dalle piccole cose. Prima di tutto sistemare le strade, perché non è possibile più andare in campagna a piedi. Bisogna arrivare possibilmente laddove è possibile con la macchina, malgrado questo accidentato nostro territorio. Questi credo che siano gli obiettivi primari sui quali dobbiamo puntare con decisione, con prontezza, attenzionando sempre e comunque l'attività che l'amministrazione deve svolgere in contatto con tutti i cittadini. Grazie. Allora, abbiamo fatto le prime 3 domande, passiamo all'ultima domanda che abbiamo preparato noi, dopodiché la giornalista Margherita Agata si prepara per la sua domanda, per il domandone. Però rifacciamo il sorteggio. Io una cosa che non ho chiesto prima, spero che in fondo arrivi bene l'audio, la voce, altrimenti aumentiamo un pochettino. Aumenta un po'. Allora, facciamo sorteggiare. Vai, Giuseppe, dai, sorteggia tu, dai. Sennò Giuseppe dice che io imbroglio. Dubla, te la sei tirata. Poi, secondo. Tibiase. Rossi. E quarto da medio. Allora, la domanda, Giuseppe. Ultima domanda tra quelle nostre è questa: quali forme di democrazia partecipata intendete attuare per coinvolgere i cittadini alla vita amministrativa e politica di queste comunità? Parola a Dubla, grazie.
Allora, le forme di partecipazione democratica che immaginiamo noi, in questo caso giochiamo in casa, visto che sta nel DNA questa prerogativa. Intanto penso al bilancio partecipato. Il bilancio partecipato non è altro che rendere consapevoli i cittadini dello Stato, delle finanze e dell'economia della propria città, in modo da coinvolgerli direttamente e spronarli anche a fare delle proposte. I comitati di quartiere, per esempio. I comitati di quartiere possono essere un avamposto di democrazia, dove qualsiasi cittadino organizzato appunto in appositi comitati possono immediatamente individuare quali sono le criticità presenti nei vari quartieri, nei vari rioni, attraverso anche una comunicazione che può arrivare immediatamente, immagino, a un ufficio che si può creare ad hoc, possono veicolare le istanze dei cittadini. Anche questo modo di fare gli incontri, come avete organizzato voi, è anche una maniera di partecipazione democratica, per cui vanno incentivate assolutamente queste manifestazioni, e quindi attraverso la partecipazione democratica, anche nella scorsa amministrazione abbiamo iniziato un percorso di questo genere con la consulta giovanile, di cui mi sono occupato anche io insieme ad altri, e questo secondo me serve sia nella crescita, serve alla crescita dei cittadini, quindi alla partecipazione diretta alla vita dell'amministrazione, ma serve all'amministrazione stessa, che non si deve cullare sugli allori. I cittadini devono essere i primi a partecipare alla vita amministrativa, perché loro sono coloro che scelgono solo le persone che devono rappresentarli. Devono però fungere anche da stimolo e anche da controllo, se vogliamo, perché solo attraverso questa partecipazione diretta un'amministrazione, un ente, un'istituzione può continuare ad esistere ed evitare magari che succedano cose che siamo purtroppo abituati, dico abituati perché purtroppo la consuetudine ormai è questa, siamo abituati ad assistere. 10 secondi li regalo al prossimo. Allora, è vero, Dublo, parlare per primo è un problema, però qualche volta tu esprimi dei concetti che altri avrebbero potuto esprimere, quindi in un certo senso sei il primo. Ecco, questo se ti può consolare, perché per esempio, ecco, una cosa a cui io stavo pensando ieri sera facendo un giro un po' per le strade un po' più a sud, ecco, della città, mi riferisco a Masaniello e via Roma, eccetera, ecco, ho capito, ecco, l'importanza per esempio di attivare le cosiddette circoscrizioni, i consigli circoscrizionali, come vengono chiamati, ecco, nelle grandi città. Noi da alcuni mesi, da un mese credo, abbiamo ricevuto il titolo di città. Questo che cosa presuppone? Presuppone praticamente che non siamo più il paesello vicino. Oggi abbiamo dei rioni, ecco, che sono distanti, ecco, l'uno dall'altro. Abbiamo delle zone nuove, ecco, di espansione, che hanno particolari problemi di servizi, e invece poi abbiamo il centro storico che ha invece altre tipologie di problemi. Allora il senso qual è? È quello di creare appunto delle